all'intervallo avanti di 1, poi il blackout. La Puma Trading si mangia ancora una volta le mani. Stavolta ha mancato il colpo grosso contro la poderosa Montegranaro, che si imposta per 65-54 al Palamazzola. Decisivo il break di 20 punti patito dal Cus Ionico dal terzo quarto in poi. Un passivo che la generosità di Fioravanti, Azzaro e compagni ha cercato di rimontare nel finale senza riuscirci. Difficile chiedere di più, al di là di qualche ingenuità, ad una squadra che ha dovuto fare ancora a meno di Chiacic, con Procacci quasi in piedi su una gamba sola eppure autore di 8 punti al pari di Veccari. Per Montegranaro 12 di Viccaro e 13 di Bedetti. Per Taranto resta ancora un'altra prestazione di tutto rispetto, qualche solito errore, la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Domenica si torna in viaggio a Campli.